Io direi che iniziamo, abbiamo fatto passare un po' qualche minuto per gli eventuali ritardatari, vi ringrazio per la presenza. Io mi chiamo Daniela Benedetti, sono, per chi non mi conosce e per chi venisse per la prima volta qui a Via Dana, sono il conservatore archeologo del Museo Civico Palazzi. Quest'anno abbiamo deciso di organizzare in questo spazio che si chiama Museo della Città, che è dedicato, diciamo, alle testimonianze più recenti di Via Dana, abbiamo deciso di dedicare una mostra al fiume Po, una mostra che è documentaria, quindi con fotografie della nostra fototeca, e ci sono alcuni oggetti, alcuni reperti archeologici piuttosto che oggetti che fanno parte della collezione museale o che ci sono stati prestati. Diciamo che la mostra è stata l'occasione per ricordare ai viadanesi, soprattutto ai più giovani, che il Po c'è, che è qua vicino e che invece noi sostanzialmente dimentichiamo. Lo attraversiamo sul ponte oppure ce ne ricordiamo solo quando diventa grande e quindi ci fa preoccupare. Invece è una presenza fondamentale per il nostro territorio, lo ha modellato ed è stato un elemento vitale fino a pochissimo tempo fa. Abbiamo pensato quindi di organizzare, l'associazione APEM, che ringrazio, ha pensato di organizzare delle attività collaterali e quindi degli eventi, degli incontri per famiglie e per adulti che avessero appunto come filo conduttore quello del fiume. Quindi il professore Persico, che ringrazio, ha aderito appunto a questo invito e appunto inizia con questo incontro un piccolo ciclo dedicato al Po nel corso del tempo. Adesso io lascio la parola ad Andrea, che presenterà meglio di me sicuramente il professor Persico. Vi ringrazio. Davide l'ho conosciuto nel 2008 più o meno, quando ho finito il liceo, che sono andato a studiare all'Università di Parma e ce l'ho avuto come professore. E poi nei miei 10 anni di università, tra studio e ricerca, diciamo, abbiamo sempre vissuto a stretto contatto, siamo diventati amici e quindi io ho voluto fortemente, proprio fortemente, implorando la sua presenza qui oggi, perché penso sia la persona ideale per presentare questa parte, diciamo, dell'evoluzione della vita lungo il Po, cioè quella più antica, diciamo, quando i primi esseri preistorica proprio, diciamo. E quindi lui, che è stato fondatore del gruppo paleontofilo di San Daniele Po ed è membro di questo gruppo, e, diciamo, è proprio la persona ideale, perché ha studiato scienze naturali, ha lavorato in scienze naturali all'Università di Parma e poi ha conseguito il dottorato in scienze della terra, quindi è paleontologo, sia, diciamo, che professionalmente magari si occupa più di quelli che sono gli invertebrati, però ha una grande passione anche per la paleontologia dei vertebrati, in particolare per la Valpadana, diciamo, ed è un profondo conoscitore di questa materia, diciamo. È appassionato di storia naturale, di scienze naturali ovviamente, e si occupa, diciamo, quasi a tempo pieno di quella che è la sua passione, o come blogger, scrivendo libri, come professore e anche tenendo conferenze come questa. Quindi io lo ringrazio molto per la sua presenza, e lo lascio parlare e vedrete che non rimarrete delusi. Grazie Davide. Oh, grazie Andrea, grazie all'associazione e al museo per avermi invitato qua. Oggi sono stato chiamato in causa per parlarvi di una storia, cioè della storia di quando i Neanderthal frequentavano il Po. Questo è il titolo della conferenza. Io vi ho preparato un teatrino iniziale per dirvi che fondamentalmente è la preistoria, cioè la storia della preistoria del nostro territorio, della quale sappiamo ancora molto poco. Questo quadro è un quadro fatto da Emiliano Troco, un pittore di Cividale del Friuli che lavora nel nostro museo ormai da 15 anni e che si occupa di fare rappresentazioni scientifiche, rievocazioni scientifiche, cioè utilizza le fonti informative dei ricercatori, degli scienziati, e le traspone su tela
ricostruendo quella che è la vita del passato, di animali estinti, di specie estinte, di ambienti che non ci sono più. In questo caso c'è un'immagine con un Neanderthal, l'uomo di Neanderthal, la classica figura con capelli lunghi, un po' peloso, tarchiato, che è rappresentato per la prima volta in pianura padana. Perché per la prima volta? Perché per la prima volta è stato trovato un fossile di Neanderthal nel 2009. Prima di allora non si sapeva che Neanderthal fosse stato in pianura padana, quindi non si è mai pensato ad una ricostruzione. È stato ricostruito in riva al Po, mentre ha pescato un luccio enorme di una varietà non sud europea, ma una varietà più nord europea, tipica di un clima più freddo, glaciale, e quindi lo ha riprodotto in questa maniera insieme agli altri individui in un ambiente freddo, anche se loro sono nudi, immaginando appunto che fossero dei morfotipi tarchiati, come effettivamente l'antropologia ci ha detto, tarchiati e robusti, che avevano quindi una sensibilità nei confronti del freddo differente rispetto a quella dell'Homo sapiens, quindi una percezione di basse temperature diversa. Morfotipi ominidi adattati ad un clima del nord molto più freddo. Questa è al 90% un'invenzione. In che senso? Nel senso che non abbiamo alcuna informazione su quanti Neanderthal ci sono stati in pianura padana. Sappiamo che ce n'è stato uno, perché abbiamo un solo fossile. Non sappiamo se pescavano. Il DNA non ci dice nulla sul fatto che mangiassero pesce. Ci dice tantissimo sul fatto che mangiavano solo ed esclusivamente carne di mammiferi, ma sul pesce non lo sappiamo. Sappiamo poco sull'ambiente, sulla vegetazione, perché in alcuni casi dalle torbe abbiamo ricavato i pollini e ne abbiamo attribuito quindi un significato ambientale a questi pollini. Ma il problema chiave è che non sappiamo quando il Neanderthal è vissuto in pianura padana, perché abbiamo trovato un fossile ma non sappiamo quando è vissuto, cioè non l'abbiamo mai datato, non abbiamo ancora trovato gli strumenti per datarlo. E allora cosa succede? Allora succede che dobbiamo fare un passo indietro e vedere che tutte le conoscenze che abbiamo a carico del Neanderthal risalgono a ritrovamenti che sono stati fatti in Europa, non nella pianura padana. Noi siamo l'ultima conseguenza, diciamo. Quindi dobbiamo guardarci un po' alle spalle. Il primo Neanderthal è stato trovato nel 1856 nella valle del fiume Neanderthal, appunto in tedesco, a Feldhofer, è stato classificato per la prima volta nel 1864 da King, che ha costituito questa nuova specie. All'inizio, quando venne trovato il cranio di Feldhofer in Germania, si pensava ad un Homo sapiens deforme, con un deficit cognitivo e delle deformazioni craniche. Poi a lungo andare, invece, studiandolo con maggiore precisione, si è visto che dopo 8 anni si è visto che effettivamente era una specie differente, un ominide diverso dall'Homo sapiens, e così gli è stato attribuito il nome di Homo Neanderthalensis, da Neanderthal appunto, dove è stato trovato. Chi era? Era un ominide affine all'Homo sapiens, quindi molto simile, con alcune differenze morfologiche ma piuttosto lievi. Era alto circa 1,60 m di media, un corpo tarchiato, quello che potremmo immaginare oggi come il fisico di un lanciatore di peso. Ecco, aveva una struttura ossea e una struttura corporea simile a questo. Visse quando? Nel Paleolitico medio, cioè tra 200.000 e 28.000 anni fa. Queste due date, la base e il tetto del range di distribuzione del Neanderthal, sono state determinate grazie ai siti ritrovati in Europa e nel vicino Oriente, in cui i resti di Neanderthal sono stati trovati all'interno di strati o vicino a degli strati databili, e di conseguenza ne sono state ricavate le età in cui si sono depositati e quindi le età in cui questi individui sono vissuti. Da lì si è ricostruito la base, cioè la comparsa della specie, e l'estinzione, che è 28.000 anni fa. Questo è molto importante, questo ritrovamento del 1856 è straordinariamente importante perché viene 2 anni prima della pubblicazione dell'origine della specie di Charles Darwin, che venne nel 1859, ma avvenne anche qualche anno prima della pubblicazione dell'origine dell'uomo, il secondo grande libro importante di Charles Darwin, ed è il primo trattato di antropologia moderna in cui si comincia a mettere in discussione quella che è stata l'origine dell'uomo. Non più creato ad immagine e somiglianza di, bensì proveniente da una linea filetica evolutiva che porta dai primati basali fino all'uomo, l'Homo sapiens, al Neanderthal, l'Erectus e tutte le altre specie che sono state trovate. Chiaramente nel 1871 non vennero trovate tutte queste specie, ce n'erano soltanto una o due già individuate,
Però Darwin cominciò a mettere in dubbio la cosa e ha cominciato a chiedersi ma se il Neanderthal è simile al Sapiens e i primati che ci sono oggi in Africa così abbondanti sono simili all'Homo Sapiens, non è assurdo pensare che l'origine dell'uomo sia dove c'è la massima concentrazione di primati nel territorio, cioè in Africa. Quindi solo guardando il maggior numero di scimmie distribuite sul mondo riuscì a capire che probabilmente l'origine dell'uomo era assolutamente africana. Con chi visse il Neanderthal? Per tornare al tema della nostra presentazione, con chi visse il Neanderthal nel periodo da 200 a 28.000 anni fa? Testimonianze europee ci danno informazioni straordinarie, ci dicono che è convissuto con specie come il cervo gigante o megacero, oppure che ha passato il suo tempo anche a caccia di rinoceronti, rinoceronte lanoso piuttosto che il rinoceronte di Merck, Kirbergensis, oppure anche con l'orso delle caverne. Ha visto sui suoi passi anche il leopardo delle caverne, con l'orso bruno e anche i lupi. Sicuramente è convissuto con il bisonte delle steppe, Bison priscus, una specie di epoca glaciale vissuta abbondantemente nel nostro territorio e in tutta l'Europa. Ha visto a suo malincuore anche la iena delle caverne, sicuramente anche il leone delle caverne e da ultimo anche i temibili mammut. Ma se ritorniamo sui nostri passi, tutte queste informazioni precise di età non ci sono. Non ci sono perché i fossili del Po non sono mai stati datati e quando vengono ritrovati sono fuori dal loro contesto stratigrafico, cioè fuori dagli strati originali. Quindi non ci dicono quando questi animali sono vissuti, ci dicono soltanto che questi animali sono esistiti qui da noi, ma non quando sono vissuti. Per cui, per potervi parlare in maniera precisa, diciamo, della relazione che mi è stata richiesta oggi con questo titolo, non posso fare altro che parlarvi dei fossili del Po, cioè di che cosa abbiamo trovato fino ad oggi, delle testimonianze più importanti, dei reperti più eclatanti e particolari, e spiegarvi come li abbiamo studiati, che cosa ne abbiamo derivato da queste conoscenze e perché nel loro insieme possono esserci utili per parlare anche di Neanderthal. Intanto, cosa sono i fossili del Po? Vengono definiti fossili delle alluvioni. Le alluvioni sono quegli eventi di aumento di livello dell'acqua e di inondazione appunto della golena o anche delle fasce extragolenali che portano dei sedimenti nuovi, cioè il fiume erode dei sedimenti a monte e li trasporta con le acque a valle, ecco perché le acque delle piene sono così torbide, perché sono cariche di sedimenti che vengono trasportati a valle. Quando le acque si abbassano, questi sedimenti si depositano. Dove si depositano? Si depositano in questi punti, prevalentemente, all'interno dei meandri del fiume Po. Nella nostra pianura il fiume scorre su una pendenza inferiore a 2 per 1000, quindi scorre in maniera molto lenta, e scorrendo in maniera molto lenta, a seguito della geomorfologia del territorio e della pendenza, assume una forma serpentiforme, cioè a meandriforme si dice. Scorrendo in questa maniera, quando il fiume aumenta di livello, quando la piena diventa consistente ed energica, il fiume erode sull'esterno del meandro, raccoglie del sedimento scavato qui e lo deposita all'interno del meandro successivo. Sabbia, ghiaia, argilla, limo e tutto questo materiale che viene eroso a monte e trasportato al centro del meandro successivo a valle. Insieme a questi sedimenti spesso si trovano anche delle ossa ma anche reperti archeologici, ossa, quindi reperti paleontologici e reperti archeologici, quindi i reperti più recenti, che vengono scavati in questi strati e trasportati nei sedimenti successivi della barra successiva, la barra di meandro o le spiagge, in pratica spiaggioni. Quando si ritirano le acque è sufficiente andare su queste spiagge, passeggiare lungo le spiagge, trovare i punti dove c'è molta ghiaia. All'interno di questi punti al 90% trovate delle ossa, sempre o quasi sempre, però in maniera molto molto frequente. Perché solo dove c'è la ghiaia? Perché se c'è la ghiaia significa che il fiume aveva un'energia sufficiente per trasportare degli oggetti grossolani, e tra gli oggetti grossolani ci sono anche i fossili. Se invece trovate solo sabbia o limo, significa che l'energia dell'acqua era molto debole, di conseguenza non aveva la forza di trasportare oggetti grossolani, e quindi è il luogo più sbagliato per ricercare i fossili perché sono pesanti e grossi.
al massimo in quei luoghi dove c'è la sabbia, dove c'è il limo, dove c'è l'argilla, potete trovare del legno, un legno che arriva per galleggiamento e poi si deposita. Ma materiale pesante non ce n'è. Ce n'è soltanto in mezzo alla ghiaia, perché in quei punti la corrente era più irruenta e riusciva a trasportare anche degli oggetti di grandi dimensioni. Poi ve ne farò vedere alcuni e sono veramente pesanti, anche di 60-70 kg, quindi oggetti veramente grandi. Non vi parlerò di tutti i fossili che abbiamo trovato fino ad oggi al Museo di Salmine del Po, ne abbiamo circa 4.000 pezzi, abbiamo iniziato nel 98 con un centinaio di reperti. A furia di informare la gente e far vedere che cosa si può trovare e dove trovarlo, queste persone sono andate sul fiume, vanno continuamente sul fiume, raccolgono e consegnano al museo. Classifichiamo insieme, cataloghiamo tutto quanto, il materiale dovrebbe essere interamente consegnato al museo, ma vi assicuro che la quantità di ossa che esce dal fiume è talmente elevata che le disposizioni che abbiamo dato, che abbiamo ricevuto dalla soprintendenza, sono un po' bypassate, nel senso che cerchiamo di trattenere solo i reperti che hanno un certo valore scientifico, che hanno un'importanza espositiva, che possono essere studiati e che insomma hanno una loro valenza. Tutto il resto, che sono dei gran doppioni, magari frantumati, non ben conservati, li classifichiamo insieme alle persone e gliele lasciamo, cosa che non dovremmo fare, però abbiamo deciso di fare così e questa strategia ha portato degli ottimi frutti, perché nel giro di 20 anni abbiamo più che quintuplicato la nostra collezione di reperti, informando la gente, facendoli conoscere come e dove trovare, facendoli vedere che quello che trovavano era quello che pensavano o che non avevano nemmeno immaginato, e di conseguenza hanno continuato a riportare reperti. Di questi fossili, di questi 5.000 reperti, ne ho preso in considerazione 16 soltanto, sono stati trovati negli ultimi 20 anni. Di questi 16 fossili ci sono, lo vedrete dopo, 13 specie. Sono suddivisi in 13 specie, 8 delle quali sono state ritrovate per la prima volta in assoluto in pianura padana. Prima non si sapeva della loro esistenza, sono state trovate grazie al nostro museo e a volontari e personale del museo che sono andati a cercarlo. All'interno di questi 16 fossili c'è un fossile di ominide non sapiens. Abbiamo trovato innumerevoli quantità di ossa di sapiens, probabilmente attribuibili a diverse epoche, ma non lo sappiamo perché non si possono datare o non li abbiamo mai datati. Questo ominide invece è un frammento cranico, un osso frontale di Neanderthal, il primo ed unico osso di Neanderthal trovato in pianura padana. In questi 16 fossili ce ne sono due che sono i fossili tra i più grandi mai ritrovati, appartenenti a quelle specie, in Europa occidentale. Quindi sono fossili enormi e impressionanti. Tra questi reperti ci sono i primi fossili datati con il radiocarbonio. In realtà ne abbiamo datato uno per ora, gli altri sono in corso di datazione. Ci sono i primi fossili datati geochimicamente, cioè abbiamo fatto l'analisi degli isotopi stabili dell'ossigeno che ci permettono di ricostruire la temperatura nella quale questi animali sono vissuti per ricostruire l'ambiente. E poi ci sono i primi fossili analizzati paleogeneticamente, cioè per la prima volta si è provato ad estrarre il DNA all'interno di questi fossili. E alcune ricostruzioni sono uscite, sono veramente interessanti, poi ve le presento. Con questi 16 fossili sono uscite 3 pubblicazioni scientifiche internazionali su riviste prestigiose, 2 sono in fase di pubblicazione attualmente e per ora 4 tesi di laurea da parte dell'Università di Parma, di ragazzi che si sono laureati studiando questi reperti all'interno del museo e nell'università. Ma andiamo per ordine e vediamo chi sono i protagonisti di questo elenco. Questo fossile è un cranio di megacero, il megacero o megalocero o cervo gigante, venne chiamato una volta scoperto Alce di Irlanda, parlo dell'Ottocento, prima metà dell'Ottocento. Alce di Irlanda perché? Perché i primi resti vennero trovati nelle torbiere irlandesi e si pensava che fosse una specie di alce enorme, parlo di un animale con 2,5 metri di altezza al garrese, quindi un animale enorme, con un palco di corna di almeno 3 metri circa, anzi 2 palchi di corna di 3 metri, 3 metri e mezzo circa, dopo vi faccio vedere una ricostruzione. In questo caso non ci sono le corna e questo rende eccezionale il reperto, non perché non le avesse, ma perché è uno dei rari casi di cranio completo di una femmina di questa specie. Completo in ogni sua parte, di una femmina di grandi dimensioni, più o meno sui 40 cm la lunghezza di questo cranio. La cosa importante è che conserva tutti i denti,
quando un fossile di un vertebrato, di un mammifero, conserva i denti, noi abbiamo la certezza scientifica di avere l'80% delle informazioni utili che possiamo ricavarne. Perché? Perché dei denti si capisce dalla forma e dall'usura, l'età che aveva l'animale, si capisce di che cosa si nutriva, dagli isotopi stabili dell'avorio, dei denti, si capisce di che cosa si nutriva e che condizioni climatiche c'erano quando è vissuto, se era piovoso, secco, umido, caldo o freddo. Dall'interno dei denti si riesce a estrarre il DNA, ci sono ancora frammenti conservati di DNA, difficilmente si conservano nell'osso perché è poroso e lascia passare gli agenti esterni. I denti sono come delle capsule tempo chiuse con uno sbocco solo all'interno dell'osso, quindi alla fine della radice. Di conseguenza il DNA si conserva, carbonifica, si trasforma, si rompe, ma rimane lì. Quindi se abbiamo la possibilità di trovare dei frammenti di DNA, certamente in un cranio questi sono all'interno di un dente, non sono in un'altra parte. Ecco perché è un reperto di estremo valore scientifico. La sua ricostruzione era così: un animale di grandi dimensioni, 2,5 metri al garrese, cioè qui, con due palchi di corna di almeno 3,5 metri. In museo abbiamo una ricostruzione appesa ad una parete, tutti entrano, si mettono a ridere, l'avete fatto grosso questo? No, è un calco di due palchi che sono conservati al museo di Londra e l'unica cosa che non corrisponde alla realtà nella ricostruzione che abbiamo in museo è il colore è puramente inventato e gli è stato attribuito una colorazione identica a quella del cervo rosso attuale. Perché? Perché abbiamo sfruttato il principio di attualismo, cioè affidarci per la ricostruzione di specie estinte alle specie animali esistenti più simili. Quindi abbiamo preso le caratteristiche, hanno preso chi l'ha ricostruito, le caratteristiche del cervo attuale rosso e ne ha cambiato la morfologia ritrovando i resti dello scheletro e soprattutto delle corna. Alce perché ha le corna palmate, come le alci attuali. Però in realtà era un cervo, una specie di cervo, infatti le caratteristiche sono più da cervide che da alcide, da alce. Cervo megacero. Nel Po questi fossili sono estremamente abbondanti, ce n'erano molti, ce n'erano moltissimi, specialmente nella zona che viene da Cremona, dai dintorni di Cremona, dove evidentemente dei sedimenti risalenti a quel periodo geologico sono più superficiali, quindi il fiume erode e li trasporta. Vicino a Cremona, o meglio alla foce dell'Adda, dove vengono ritrovati, questi reperti sono integri. Se invece li troviamo più a valle, anche di 10, 20, 30 km, questi frammenti ci sono, ma sono frantumati. Che cosa significa? Che là sono appena usciti dal luogo di sepoltura primaria. Dove li troviamo invece a valle, non sono altro che i residui di quei reperti estratti nella zona a monte, che sono stati trasportati e che si sono distrutti nel corso del tempo. Questo l'abbiamo capito dopo una ventina d'anni di studio sulla conservazione dei fossili ritrovati. Sempre nello stesso luogo di quel cranio è stato trovato quest'altro. Questo è uno straordinario cranio di rinoceronte di Mer, che voi mi direte, beh, rinoceronte le corna. E le corna sarebbero state una qui, molto lunga, circa un metro, e una qui, anzi qui, la secondaria. Perché non ci sono le corna? Perché le corna sono fatte di tessuto corneo, come le nostre unghie o i nostri capelli, e di conseguenza quando l'animale muore si decompongono e non si conservano. Si conservano solo le ossa e i denti, a meno di condizioni climatiche eccezionali, come per esempio la Siberia, in cui si conservano delle mummie crioconservate, appunto. Però in questi casi in cui la decomposizione interviene sulla carcassa, decompone tutto quanto non sia osseo o di avorio, di dentina. Questo cranio qua è un cranio straordinario, apparteneva a un animale fatto più o meno come questo, quindi un rinoceronte ma più slanciato rispetto ai rinoceronti attuali, un po' più alto, quindi più simile a un cavallo, diciamo, che a uno dei rinoceronti attuali. Cranio molto grande, 70 cm, è il cranio più grande ritrovato in Europa occidentale, appartenente chiaramente a questa specie. Viveva tutte le pianure della nostra Europa e anche la pianura padana, quindi nelle radure, non sulle catene montuose. Quindi probabilmente l'habitat che abitava, appunto, era la golena del Po, non immaginatela come oggi, è una golena, un'area molto diversa,
fatta di arbusti e alberi caduti, che spesso veniva inondata, quindi costellata di paludi, in cui questo animale riusciva a pascolare, entrare, bagnarsi, farsi i suoi bagni di fango e soprattutto brucava gli alberi, non a terra come i rinoceronti attuali. E questo dopo ve lo spiego facendovi vedere la forma del cranio. Dove è stato trovato questo fossile? È stato trovato qui a Cremona, Spinadesco, a Cremona, quindi a monte rispetto a Via Dana, di circa 50 km più o meno a livello di fiume, in linea d'aria un po' meno. E è un fossile straordinario che ha meritato uno studio specifico particolare, perché è un fossile assolutamente completo in tutti i suoi aspetti, le ossa e i denti. Questa completezza l'ha reso un reperto eccezionale, utile per revisionare altri resti di rinoceronte trovati precedentemente nel Po. Quando l'abbiamo trovato pensavamo fosse il primo ritrovamento di rinoceronte di Merck avvenuto nel fiume Po. C'erano stati fatti altri ritrovamenti a Mezzana Rabatone, provincia di Pavia, a San Colombano al Lambro, ma tutti e due erano stati classificati in maniera differente, quindi altre specie, quindi altre epoche rispetto a quello di Spinadesco. La completezza di questo fossile ha permesso di misurare in dettaglio ogni sua parte, ottenere tutti i numeri, le misurazioni, tutto quanto, e di istituire con precisione per la prima volta i caratteri che permettono di distinguere questa specie. Quindi con questi nuovi parametri che vi faccio vedere qui, con questi nuovi parametri che sono per esempio la sporgenza dei condili rispetto alla cresta occipitale, quindi i condili sono più fuori, significa che la testa poteva essere alzata senza ostacolo. Negli altri rinoceronti invece la cresta va in alto, sporge di più e quindi non consente di alzare il collo più di un certo livello. In questo caso l'animale lo poteva fare. Quindi la sporgenza dei condili, le dimensioni appunto della lunghezza della fila dei denti, l'apertura nasale, lo spessore dell'osso zigomatico molto più alto. Questi dati ci hanno permesso di dire tutti i crani di rinoceronte che troviamo che hanno queste caratteristiche appartengono a questa specie. Se le caratteristiche sono diverse, allora è un'altra specie. Allora, con questi parametri cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso gli altri fossili ritrovati nel Po, Mezzana Rabatone, quindi Pavia, e a San Colombano al Lambro, e anche un altro fossile che è conservato all'Università di Parma, che è quello del torrente Stirone, trovato dal professor Cigala nel 70, e li abbiamo confrontati. E mentre due di questi fossili erano classificati correttamente, quello di San Colombano al Lambro e quello di Fidenza, quello invece di Pavia aveva una classificazione sbagliata, è della stessa identica specie di questo e non di un'altra specie. Quindi grazie a questo studio abbiamo scoperto che questo non è il primo fossile di rinoceronte kirbergensis ritrovato nel Po, bensì il secondo. Il primo è quello di Pavia, ma non lo sapevano, e quindi l'abbiamo rideterminato noi con questa pubblicazione e l'abbiamo insomma revisionato. Questo è importante perché ci permette di vedere come la scienza procede in base a scoperte relative agli elementi che emergono di volta in volta, ma se gli elementi che emergono nella volta successiva sono più completi, più definiti, più precisi, allora queste scoperte possono essere messe in dubbio, possono essere riviste. E questo per dimostrare appunto che la scienza, non dico che proceda per tentativi ed errori, però è un meccanismo in continua evoluzione che rivede se stessa man mano che vengono fatte nuove scoperte. E questa è una nuova scoperta paleontologica importante che ha permesso di rivedere un errore precedente. Non era un errore catastrofico, per carità, però questo ci permette di dire che in Pianura Padana già due di questi esemplari di questa specie sono stati trovati, e quindi quando ne troveremo altri probabilmente avremo maggiore possibilità che appartengano a questa specie piuttosto che a un'altra. Nel 2015 mi ferma un signore di Cremona, che spesso un canoista, che spesso viene a consegnare reperti in museo, e mi ferma e mi dà questo pacchetto tutto incartato, con scritto sopra un'etichetta con su tibia di un bambino. L'ho trovata nel Po di fronte alle canottieri, sulla spiaggia di fronte alle canottieri. Tenetela, mettetela nel museo, so che avete tanti reperti umani, però io ve la consegno. Va bene. Effettivamente i reperti umani che arrivano sono la stragrande quantità.
non l'abbiamo presa tanto in considerazione, nel senso è impacchettata, è già classificata, va bene, e l'abbiamo messa sul tavolo nel laboratorio, e lì è rimasta sballottata per qualche tempo, finché poi dopo dovevamo riordinare, mi è venuta in mano, abbiamo aperto il pacchetto e magia, non è la tibia di un bambino. Non è la tibia di un bambino, che si può somigliarci vagamente, però è lunga circa 20-23 cm, mi sembra, con una carena anteriore molto sviluppata, una sezione assolutamente triangolare, tipica dei felini. La sezione di tibia di questa maniera indica un animale che è uno scattista, che si lancia, che salta, che si arrampica sugli alberi, che ha le zampe come le molle, in pratica. E ho detto, cavolo, più che un bambino somiglia a un gatto, però un bel gattone, perché un gatto in genere ha una tibia di 6-7 cm, questo qua è 23. Quindi dobbiamo indagare bene di che cosa si tratta e abbiamo diverse possibilità. Un gatto lo escludiamo, potrebbe essere tre felidi o felini appunto che hanno vissuto nella nostra preistoria: il leone delle caverne, il leopardo delle caverne oppure la lince. La lince ha una tibia troppo piccola per essere appartenente a questa, quindi è un leopardo o un leone. Allora cosa facciamo? Prendiamo sull'osso e cominciamo a girare Lombardia e Emilia Romagna nei vari musei a cercare un parametro di confronto, quella che è l'anatomia comparata, cioè il confronto, la comparazione del nostro reperto osseo con qualcos'altro di omologo, cioè qualche altra tibia di qualche altro felino che può essere confrontata. Facciamo tutti i vari passaggi e alla fine salta fuori che è un leopardo. È un leopardo e... come scrive bene il Repubblica, trovati i resti di leopardo vissuto 100.000 anni fa. Non so chi gliel'abbia detto che è vissuto 100.000 anni fa, perché noi non abbiamo alcuna informazione su quando è vissuto, però ho scritto questo sul primo titolo. Titolo che è stato molto eclatante, che è stato ripreso da un sacco di testate giornalistiche italiane, e quindi con il ritrovamento del leopardo del Po siamo andati un po' su tutta la stampa italiana. Dopo diversi mesi di lavoro è uscita la pubblicazione, questo lavoro scientifico, su una rivista molto prestigiosa che è Quaternary International, e abbiamo avuto l'accortezza o la genialata, non so, chiamatela come volete, con il professor Martin Sabol, che è un professore di Bratislava che si occupa di felini. Io non sono uno specialista di felini, pur conoscendo i mammiferi del quaternario. Ho contattato uno specialista all'estero e non vi dico la comunità italiana come si è arrabbiata, tra virgolette, perché insomma, bisogna lavorare prima in casa che andare all'estero. Sono andato all'estero e in 2 mesi e mezzo abbiamo pubblicato, se no sarei ancora qui ad aspettare la rivista in uscita, probabilmente dopo 5 anni. Fatto sta che abbiamo pubblicato e abbiamo inserito nella pubblicazione una frase che diceva: è possibile che questo leopardo sia convissuto con il Neanderthal, perché l'abbiamo trovato nella stessa zona, non abbiamo l'età. Questa frase ha cancellato praticamente tutto il resto dell'articolo, pur scritto molto bene, è stata l'unica cosa presa in considerazione dai media, che hanno sparato questo tema su tutte le testate giornalistiche scientifiche internazionali, la Life Science, che è una sorta di ANSA con sede negli Stati Uniti, che raccoglie le notizie più eclatanti di scienze e cerca di divulgarle a tutte le altre testate giornalistiche. In Italia, molto importante, simile alla Life Science, è Oggi Scienza, e quindi interviste da New York, interviste da Trento in questo caso, e poi ha lì una diffusione incredibile in tutto il mondo, ma in realtà oggi non sappiamo se è convissuto con il Neanderthal. È stato trovato nello stesso posto, ma non abbiamo prove a tal riguardo, perché non abbiamo l'età precisa di questo fossile. Sappiamo che è stato trovato in pianura padana, dove sappiamo che è vissuto anche il Neanderthal, ma non sappiamo quando. È stato trovato a Cremona, vi dicevo, di fronte alle canottieri della città, quindi sulla spiaggia di fronte, ed è una tibia di 23 cm, qua vedete la sezione triangolare, questa è la parte anteriore e questa è la parte inferiore. La sezione triangolare molto caratteristica dei felini. Come si fa ad attribuirlo ad una particolare specie? Si mettono a confronto le misurazioni di tibie appartenenti a differenti specie in un grafico e si vede dove va a collocarsi la nostra misura. La nostra misura si va a collocare in quest'area, che è l'area identificata vicino al leopardo, Panthera pardus. Non sappiamo con precisione assoluta che questa tibia sia identica al leopardo africano attuale. È la specie a cui ci assomiglia di più e quindi ci è stata aggiunta questa sigla che CF pardus, confronto appunto con il leopardo attuale.
ed è la comparazione più attendibile. Che cosa sappiamo oggi di questo fossile? È il primo ritrovato in pianura padana, e quindi in pianura padana è vissuto il leopardo. Alcuni mi chiedono, ma non è possibile che siano ossa di animali vissuti in montagna e sono state portate giù con i fiumi? No, non è possibile. Sono ossa molto fragili e quando i fiumi scendono dalle montagne sono torrenti, quindi ruenti, fatti di rocce e distruggono tutto quanto. Non è possibile una cosa del genere. I fossili del Po, se sono fluidati, hanno percorso al massimo 20-30 km durante la loro storia, dal loro disseppellimento in poi. E di conseguenza sono animali vissuti in pianura padana. Le caratteristiche suggeriscono che era appartenuto ad un animale lungo circa 1,80 m, coda compresa, pesante circa 45 kg, che sono dimensioni compatibili o con una grossa femmina adulta oppure con un giovane maschio. Non possiamo determinarne il sesso, abbiamo due ipotesi, o una grossa femmina o un giovane maschio. L'età del fossile è ancora sconosciuta, ma è possibile ipotizzare che fosse convissuto con l'uomo di Neanderthal, data la presenza nel medesimo territorio, nulla di più. Quindi abbiamo già visto il cervo gigante, il rinoceronte di Merck e il leopardo. Tutte e tre potrebbero esserci stati con il nostro Neanderthal. E poi 2 anni fa è arrivato un signore che ha ereditato dal padre una collezione di fossili iniziata nei primi del Novecento, fossili del Po, tra i quali alcuni reperti interessanti e sotto questa, una mandibola completa e perfetta di leone delle caverne. Non sapeva cosa fosse, quando l'abbiamo vista io almeno sono balzato sulla sedia. Non ho mai visto un livello di conservazione così eccezionale in un fossile del Po. Sembra veramente una mandibola proveniente da una grotta, quindi da uno scavo. Perché? Perché contiene anche i denti incisivi. I denti incisivi nei felini, ma anche nei primati, anche in altri mammiferi, hanno una sola radice a cono. Quando l'osso si disidrata e si dilata parzialmente così, la prima roba che si sfila sono questi denti e quindi si perdono. Qua ci sono invece, ben conservati, quindi il fiume o il reperto è stato trovato appena dopo che è stato disseppellito, oppure il fiume non l'ha trasportato per un gran periodo di tempo, un grande spazio. Ci sono tutti i denti, c'è la mandibola. Questo fossile è ancora da studiare. Sappiamo benissimo ormai che è un leone delle caverne, data la comparazione con altri reperti, e ne abbiamo ipotizzato una ricostruzione. Quando sono vissuti i leoni delle caverne nel nostro territorio, cioè in Europa? Durante l'ultima fase glaciale. E quindi abbiamo deciso di riproporre una fauna, un ambiente tipo tundra, nella bassa pianura, con delle betulle, che è una vegetazione caratteristica di quel periodo, di quei climi, con le Alpi piene di ghiacciai alle spalle, e con una flora quindi caratteristica di un periodo glaciale, seppur fortemente stagionale in pratica. Perché leone delle caverne? Perché leopardo delle caverne? Perché iena delle caverne? Tutti nelle caverne stavano? No, ci andavano a morire, e quindi è molto più facile trovare i resti nelle caverne, perché sono ottimi ambienti di fossilizzazione, piuttosto che trovarli in pianura, dove l'ambiente di fossilizzazione è pessimo. Un bosco è un ambiente pessimo per fossilizzare. Se un animale muore in un bosco di conifere prendiamo per esempio, ma anche uno di latifoglie come qua da noi, la carcassa viene immediatamente decomposta, viene smembrata dagli animali che vivono nel bosco, perché recuperano energie mangiandosi queste carcasse, quindi distruggono i resti, se li portano via. E poi il terreno che è fatto di sostanza organica vegetale in decomposizione è acido, quindi scioglie il fosfato di calcio dalle ossa, di conseguenza non si conservano. Una grotta invece, una grotta magari pervasa da acqua, con un fiume sotterraneo o qualcosa del genere, se ci muore dentro qualcosa e arriva un'inondazione, una forte piovosità, questa grotta si riempie di acqua, il sedimento seppellisce immediatamente la carcassa, che si decompone pian piano senza attacchi da parte di altri animali, e quindi lo scheletro rimane lì, si conserva, viene impregnato di carbonato di calcio che arriva dalle rocce, viene sottratto all'attività ossidante dell'ossigeno perché magari è ricoperto da argilla, e quindi si conserva. Ecco perché li troviamo nelle grotte, e quindi ecco l'orso delle caverne, la iena delle caverne, il leopardo delle caverne, il leone delle caverne, tutti nelle caverne, perché li hanno trovati finora solo nelle caverne. È una delle prime volte in cui leone,
leopardo, iena e Neanderthal sono trovati in pianura. Non era mai capitato prima, quindi una parte di storia è da riscrivere. Non c'erano perché non sono mai venuti in pianura, o non ci sono perché non si sono conservati. Ecco, secondo noi è giusta la seconda ipotesi. C'erano, ma non si sono conservati. In 20 anni abbiamo trovato un solo fossile di questo, un solo fossile di Neanderthal, un solo fossile di lupo, uno di iena, uno di leopardo. 6 su 5.000 reperti, dove 4.994 sono erbivori, 6 carnivori in 20 anni. Vuol dire che c'erano, ma non si sono conservati adeguatamente. Interessante anche questo. Questo è stato trovato durante gli scavi dei piloni del ponte di Casalmaggiore. Quando è stato costruito il ponte di Casalmaggiore, quello che sta saltando giù e che sta cercando di tenere su, sono stati fatti degli scavi in alveo e in questo materiale scavato, quindi la ghiaia setacciata e poi separata e utilizzata anche per fare il cemento, poi è stato estratto questo osso, che non è altro che un osso, un astragalo di un ippopotamo. Cosa ci facevano gli ippopotami nel Po? C'erano. La maggior parte delle specie che troviamo fossili in pianura provenivano dall'Asia, non dall'Africa come erroneamente qualcuno potrebbe pensare. Oggi i leopardi, gli ippopotami sono tutti là. In realtà ci sono anche in Asia, abbondanti, e le faune che abbiamo fossili in Italia erano provenienti principalmente da migrazioni asiatiche che sono arrivate in Europa e poi si sono ritirate man mano che le condizioni climatiche sono cambiate. Dovete immaginare le specie fatte da un'innumerevole quantità di popolazioni di individui che si spostano man mano che trovano degli ambienti ottimali per proliferare, per mangiare, per bere, per nutrirsi. Se le condizioni climatiche sono ottime, un animale non sta fermo qui, si sposta a ricercare nuovi pascoli, nuove zone, nuove aree, magari meno ricche di predatori, e quindi espande il proprio areale geografico. A lungo andare queste espansioni si chiamano migrazioni, che non sono migrazioni stagionali che possono effettuare gli uccelli ad ogni stagione, no, sono le migrazioni che avvengono perché qualcosa spinge gli organismi a cercare delle terre nuove. L'Homo sapiens non è escluso da questo principio. Anche le migrazioni attuali che stanno avvenendo verso l'Europa sono in fondo mosse da motivi climatici. L'Africa subsahariana che sta desertificando, per esempio, quello è uno dei motivi chiave, anche se non ne parla mai nessuno. Un altro reperto straordinario è questo, un piccolo ossicino di forma triangolare. Questo è quello che ci ha fatto dannare in assoluto di più, perché chi va a pensare che abbiamo trovato il sedere di una iena nel Po? Fatto sta che abbiamo capito subito che era l'osso sacro. Non c'è una raffigurazione di un osso sacro fossile di iena ritrovato in Europa. Non c'è. Abbiamo trovato un disegno fatto su una tavola del 1860 in Germania, in cui c'è un frammento quasi completo di un osso sacrale. È stato l'unico riferimento che ci ha detto: oh, potrebbe essere il sedere di una iena. Altrimenti non sapevamo dove sbattere il naso. Fatto sta che abbiamo preso questo reperto, l'abbiamo misurato, classificato, confrontato con tutte le ossa presenti nel museo, e si è visto che nella collezione ricca, seppur scarsa, del nostro museo, le affinità migliori le aveva con le ossa sacrali dei mustelidi, faina, donnola e così via. E ci siamo chiesti: beh, ma che mustelide era questa? Se un tasso, che è un animale di una certa dimensione già, ha un osso sacrale che è lungo 3 cm e questo qua è più quasi 10 cm, che bestia era? Che mustelide era? Una faina di 60 kg? Non lo so. E allora ci siamo messi ad indagare e abbiamo cercato una via che escludesse i felini, che escludesse i canidi, che escludesse tutti i mammiferi erbivori, e ci siamo concentrati su un gruppo di carnivori che piano piano è passato dai mustelidi agli ienidi, le iene. E così abbiamo cercato un museo qui nel nord Italia che avesse dei resti di iena. L'abbiamo trovato a Ferrara dal professor Benedetto Sala, che studiò con noi il rinoceronte. Ci sono dei resti di ossa attuali, non fossili, di animali africani, tra i quali anche una iena maculata, mi sembra, esattamente, sì, che è la varietà un po' più piccola. In questo caso allora abbiamo preso il fossile, siamo andati là, l'abbiamo messo di fianco e abbiamo detto: beh,
Non è identico, però si avvicina. Le ali sono più sviluppate, ma qua sono meno sviluppate solo perché questo è rotto. Quindi dobbiamo considerare non solo l'aspetto dell'osso, ma l'aspetto che avrebbe dovuto avere in possesso di tutte le sue parti, perché questo qua è stato trasportato, è stato massacrato praticamente, quindi è incompleto. A differenza di questo osso di iena, ha una vertebra in più saldata. Ora, è un carattere distintivo oppure è una variabilità intraspecifica, nel senso che può capitare in alcuni esemplari, in altri no, ma sono tutti la stessa specie. È un carattere distintivo. Quindi questo qui sì è di una iena, ma questa è una iena di un'altra specie. Questa è la iena maculata, che si chiama Crocuta crocuta, ed è una specie che è stata ritrovata fossile, come potete vedere, in tutta Europa, con una forte concentrazione nella Germania in pratica. Però in Italia è stata trovata, se guardate, lungo le coste, arco alpino, tutte zone dove ci sono molte grotte, dove questi animali potevano in parte vivere e poi andavano a morire, e quindi lì sono stati trovati. In pianura padana, qua c'è l'indicazione di uno, ma sinceramente non siamo riusciti a trovarlo. L'unica era Ferrara, a cui fare riferimento, ma effettivamente non c'è nulla. Fatto sta che ne abbiamo trovato uno noi in questa zona, quindi per la prima volta un osso di iena maculata, un solo fossile di un solo esemplare carnivoro in pianura padana. Possibile che questo esemplare nella sua vita non abbia mangiato niente, non abbia lasciato tracce evidenti della sua presenza sul territorio. Allora cosa abbiamo fatto? Non abbiamo mai guardato i fossili del Po, i fossili di erbivori, in quest'ottica, cioè ricercando delle tracce di predazione lasciate sulle ossa. Abbiamo sempre suddiviso le ossa intere da quelle frantumate. Ma perché sono frantumate? Le ha rotte il fiume o le ha spaccate qualcuno? Se le sono mangiate oppure no? Beh, ci siamo messi lì, 5 e 6, due tesisti, per non dire schiavi, ci siamo messi lì, abbiamo fatto passare tutte le 5.000 ossa presenti nel museo e alla fine ne sono saltate fuori due. Due, questo è un femore di Boss, un grosso bue, che ha questa mancanza con dei segni concavi, tipici dei denti incisivi di un carnivoro. Identica immagine, questa è una fotografia di un fossile conservato in museo, identica situazione ce l'abbiamo in questo volume di Brian del 1981, in cui questo autore analizza tutti i resti di pasto di iene ritrovati sul territorio africano, non fossili. Vede un gruppo di iene che vanno a mangiare, ok, lasciano dei resti di carcassa, va ad analizzare i resti di queste carcasse e osserva e cataloga e classifica i segni lasciati sulle ossa e ne fa un catalogo, un libro molto utile che ci ha permesso di attribuire la masticazione su questo osso ad una iena. Un altro segno particolare è questo, vedete, si vede un po' poco, ci sono quattro punti qui e quattro striature in questo senso, come se avesse non preso in bocca ma sfiorato, diciamo, con i denti incisivi anteriori tra i canini, tra i quattro canini, ha quattro incisivi sotto e quattro sopra a forma di cono, li ha scivolato via e ha lasciato le quattro incisioni sopra la diafisi dell'osso, cioè sopra la parte centrale dell'osso. È un osso diverso, non solo lo stesso reperto. Questi sono compatibili. Segni più espliciti di predazione di iena non abbiamo trovati, però una iena quando mangia un animale di grandi dimensioni morde di lato con dei denti che sono un po' a forbice e quindi lascia delle striature che si sovrappongono in questa maniera, in modo parallelo, quindi lascia dei segni che sono assolutamente inconfondibili. Per ora noi abbiamo trovato solo questi e sono attribuibili alla predazione da parte di iena. Questo e lo studio della iena sono stati una tesi di laurea di uno studente di scienze naturali che si è già laureato. Non sembrerebbe, ma questo osso è alto così, pesa circa 60 kg ed è il femore, pensavamo, di un mammut. Poi quando l'abbiamo confrontato con tutti gli scheletri di mammut trovati nel territorio abbiamo visto che è troppo grosso per essere di un mammut, il mammut è un po' più piccolo. Questo era enorme ed è un femore di Elephas anticus, cioè un elefante antico, un elefante molto, molto grande, possente, più grosso del mammut, che aveva le zanne erette, quindi dritte in questa maniera, e che è una specie proveniente anche questa dall'Africa, no scusate, dall'Asia,
che poi ha dato origine anche agli elefanti africani. Era diffusa in Europa in un periodo interglaciale, quindi prima delle glaciazioni, e ci ha lasciato questo osso. È il più grande osso ritrovato nel Po fino ad oggi. Ed è, penso sia, il femore più grande ritrovato nell'Europa occidentale. Quindi un reperto di notevole importanza, anche questo finito insieme ad altri resti di proboscidati all'interno di una tesi di laurea. E poi con Neanderthal probabilmente vivevano specie un po' più comuni, il cervo rosso, il cervo elafo, che è la specie anche attuale che vive ancora sulle nostre Alpi e sui nostri, su parte degli Appennini, caratterizzato da il maschio, caratterizzato da due palchi molto sviluppati e ramificati, stagionalmente perdeva le corna, quindi si trovano molti più palchi rispetto ai resti scheletrici, perché i palchi venivano sostituiti stagionalmente. Ad ogni stagione perde tutto questo malloppo di fosfato di calcio e l'anno successivo gli ricresce. Quindi un dispendio energetico incredibile da parte di questi animali che continuano a produrre fosfato di calcio per cosa? Per avere la corona più bella e farsi scegliere da una femmina per potersi riprodurre. Questo è l'unico motivo di sviluppo dei palchi. Non sono organi di difesa, sono prevalentemente degli organi di dei caratteri secondari sessuali che servono appunto per il corteggiamento e quindi i duelli, diciamo, fittizi tra i maschi per avere la supremazia del territorio, in pratica. Cervo elafo. Questo è uno dei rari casi in cui una parte scheletrica di fossili ritrovati nel Po è articolata. Di solito nel Po si trovano solo ossa isolate, non è possibile trovare uno scheletro intero, nel Po non è possibile. Il fiume scava e trasporta, quindi separa tutto quanto, sempre. Se le ossa sono intere oppure le ossa sono assemblate è perché qualcosa di veramente saldo le teneva insieme. In questo caso le ossa, i palchi e il cranio erano ancora strettamente saldati, quindi è morto in una stagione non vicina al momento della perdita dei palchi. E fortuna catastrofica, in questo caso si era spaccato questa parte ed era distaccata, l'abbiamo trovata a 10 metri di distanza, quindi si era appena rotto. L'unico caso fortuito in cui abbiamo trovato un reperto ancora assemblato e non disarticolato. 2 anni fa è arrivato questo, è l'ennesimo cervo, poi lo mettiamo vicino ai nostri cervi e vediamo subito che non lo è per niente. È un osso frontale con un palco, però se guardate nella figura precedente i palchi sono rivolti in maniera inclinata. In quello che vi faccio vedere dopo sono assolutamente orizzontali, provate a vedere. Che bestia era questa? Non è un cervo, questo è un alce, ma non un alce come quelle che conosciamo attualmente. Un progenitore dell'alce attuale che viene chiamato cervalces, una via di mezzo tra un cervo e un alce. Era un animale molto grande con dei peduncoli rispetto all'alce attuale molto più prolungati, anche di mezzo metro, e una palmatura soltanto finale rispetto alle alci, invece che hanno una palmatura completa quasi a 300 a 180 gradi di palco, da palco a palco in pratica. Quindi con queste due antenne enormi, tipo una parabola, si muoveva nella foresta, o meglio in zone più tipo tundra, simile a quelle del rinoceronte di Merck che vi ho mostrato prima. Un animale ingombrante, 2 metri e mezzo al garrese, quindi un animale grosso, più grosso delle alci attuali anche, e di cui nel Po non si era ancora avuta traccia. Sono stati trovati diversi resti nel Reggiano, in affluenti del Po, ma nel fiume Po non era ancora stato trovato. In questo caso un cranio completo e è in fase di, anzi è stato studiato con 2 tesi di laurea in questo caso, e ci hanno dato tutte le indicazioni. Questa è la ricostruzione di Emiliano Troco in una fase stagionale in cui l'animale, come i cervi attuali, perde il velluto sopra i palchi e quindi rimane l'osso scoperto. Chiedere a Emiliano Troco una ricostruzione di un animale in condizioni normali tipo figurina Panini è impossibile. Lui ha questa idea fotografico-documentaristica in cui l'animale viene presentato sempre in qualche atteggiamento peculiare, particolare, che riflette proprio o una stagione o un periodo o una particolare fase dell'animale. Quindi secondo me è proprio questo che rende il paleo illustratore straordinario in questo modo. Proprio questo aspetto. E di altri reperti importanti abbiamo trovato dei resti castoro. C'era il castoro europeo nel Po, adesso è estinto. Qualche esemplare si è cominciato a rivedere in Friuli,
in un torrente con delle fototrappole, ne hanno ripreso uno o due nei mesi scorsi, però nel Po ci sono ancora alcuni resti di mandibole o di ossa di castoro. Alcuni mi hanno detto, magari erano dei resti di nutria, come fate a sapere che sono castori? No, sono diversi. Sono diversi, la nutria è molto più piccola, le ossa sono meno spesse, hanno una forma differente e hanno una forma diversa anche dalla superficie dei denti. Questi erano proprio castori. Uno viene dal fiume Olio, questo, e questo qua dal fiume Po. E poi una gran quantità di bisonti. C'erano intere mandrie di questi bestioni enormi che vivevano nella nostra pianura. Solo tra i fossili più comuni, non i crani. I crani, però ne abbiamo già trovati 5 nel corso di 20 anni. Un cranio è più o meno di queste dimensioni, quindi molto grande, consistente. Immaginate questo bestione enorme, molto simile a quello ai bisonte americano, quello sterminato con la conquista poi dell'America. Questa però è una specie progenitrice rispetto a quella americana e a quella europea. Bison priscus. Si è estinto ad un certo periodo dopo aver dato origine al bisonte europeo e al bisonte americano. Il bisonte americano è derivato dalla specie europea. Come ha fatto arrivare sull'altro continente? Durante l'ultima fase glaciale l'Alaska era unita dall'altra parte, no scusate mi sto sbagliando, c'è un ponte diciamo che collegava l'Europa, il nord dell'Europa e dell'Asia alla, sì giusto, l'Europa, l'Asia al nord degli Stati Uniti, il Nord America, e quindi queste faune sono passate sull'altro lato. Successivamente lo scioglimento di questi ghiacci ha tolto il ponte, le due popolazioni sono rimaste isolate e si sono evolute indipendentemente, una ha dato origine al bisonte europeo e l'altra al bisonte americano. Se dovessimo rimetterli insieme probabilmente scopriremmo che sono due sottospecie in realtà, perché si riproducono ancora e probabilmente danno anche prole fertili. Quindi non è detto che siano proprio due specie distinte. Sono considerate tali perché c'è l'Atlantico in mezzo che le separa, insomma. Questo è Paus. Paus è un osso frontale di Neanderthal. È stato ritrovato nel 2009. Io ho lasciato il ruolo di curatore del museo nel 2009, in gennaio. Quattro anni prima, con una tesi di laurea, abbiamo revisionato tutta la collezione di fossili che era presente in museo, cercando di ricostruire in quali ambienti questi animali erano vissuti e che cosa sarebbe potuto mancare all'interno della collezione. Abbiamo fatto un'analisi di tutti i siti europei, ritrovando che in tutti i siti d'Europa le specie che avevamo anche noi c'erano, l'unica che mancava era il Neanderthal. Quindi abbiamo utilizzato quella tesi per riallestire la sezione di paleontologia generale dei mammiferi e ci abbiamo messo dentro un calco di Neanderthal. Apriti cielo. No, non è scientifico, è una deduzione illogica, non è mai stato ritrovato, non lo potete sapere. 4.000 fossili danno quell'indicazione paleoecologica. Noi ci credevamo, era il 2016, era il 2006, ci credevamo, abbiamo fatto questo, è stata una scelta un po' forte, nel 2009 abbiamo trovato il Neanderthal, 3 anni dopo le nostre deduzioni, che non erano deduzioni campate per aria, erano deduzioni derivate da un'analogia, perché in tutta Europa c'è questa fauna e c'è il Neanderthal, e qua da noi c'è tutta la fauna e manca il predatore principale, che è il Neanderthal, perché c'erano pochi individui, secondo noi, come per i carnivori, perché le condizioni di fossilizzazione in pianura padana sono pessime, e perché pochi individui con ossa molto fragili, piccole, che non si sono conservate bene, e quindi è più difficile trovarlo. Però l'abbiamo trovato. È saltato fuori, l'ha trovato un giornalista di Cremona, della provincia di Cremona, del giornale, ha riconosciuto che si trattava di un ominide, lo ha consegnato in museo. Non ditelo a nessuno, ho dormito con questo sul comodino per 3 mesi, in una scatola ben conservata, lo desideravo tantissimo. E poi cosa abbiamo fatto? Prima di dire che alla comunità scientifica italiana, io inesperto di ominidi e tutto il resto, vado a dire a tutti i massimi esperti, oh, ho trovato un Neanderthal, si mettono a ridere tutti quanti, mi prendono a calci. Se poi sbaglio, mi prendono a calci per tutta la vita. Allora cosa ho fatto? Ho detto, scrivo a qualcuno col quale non avrò mai più contatto in tutta la mia vita. Avevo conosciuto 2 settimane prima Ian Tattersall, che è il curatore della parte di antropologia del Museo di New York.
l'avevo conosciuto al Museo di Milano, allora gli ho detto, beh, gli mando un'email, tanto non lo rivedrò mai più, chi se ne frega, non sa neanche chi sono io. Gli ho mandato una foto, mi ricordo ancora, alla luna di notte, con le immagini del Neanderthal e una breve descrizione, gli ho scritto, professore Ian, abbiamo trovato questo, cosa ne pensa? 20 minuti, forse, o 25, arriva la risposta, complimenti, avete trovato un Neanderthal. Guarda tra i fossili di Vigna in Croazia, perché secondo me è qualcosa di simile. Non so, me l'ha messo il gettone nell'oracolo e dopo 10 minuti c'era una risposta straordinaria. Allora ho detto, bene, sentiamo soprintendenza, contattiamo una commissione di ricercatori più ferrati sull'argomento e vediamo cosa dicono. Abbiamo messo insieme Giorgio Manzi, che è il professore della Sapienza di Roma, David Caramelli, che è responsabile del Dipartimento di Paleogenetica di Firenze, Claudio Tuniz, che è colui che si occupa di datazioni radiometriche all'Istituto di Fisica Teorica di Trieste, insomma diversi altri. Alla fine avevamo un gruppo che erano i migliori ricercatori del settore in Italia, che hanno cominciato a studiarlo. La stavo tirando un po' lunga perché non è ancora uscita la pubblicazione, sto cominciando a diventare un po' impaziente io. Abbiamo fatto una microtac, abbiamo fatto l'estrazione del materiale genetico e i dati preliminari che sono usciti, non ancora pubblicati, quindi non raccontateli a nessuno, sono che questo cranio geneticamente è certamente un Neanderthal, non c'è ombra di dubbio. Il DNA mitocondriale presenta dei geni marker neandertaliani, però la morfologia, l'analisi, la microtac è stata eseguita, dice che è sì un Neanderthal, però ha delle caratteristiche che sono una via di mezzo tra il Neanderthal e il Sapiens, quindi non è proprio un Neanderthal di quei bei testoni che sono stati trovati in Germania, un po' meno, è qualcosa di più simile al Neanderthal. Ora, purtroppo noi non abbiamo la datazione di questo fossile, non sappiamo quando è vissuto, e quello è un elemento chiave per capire tutto su questo reperto, perché Neanderthal e Sapiens sono cugini, non sono derivati l'uno dall'altro. Entrambi derivano da un progenitore comune che è Homo heidelbergensis. Ad un certo punto della sua storia, Homo heidelbergensis, che è una specie africana, questo è stato trovato ad Atapuerca in Spagna, è stato soprannominato Miguelon perché è stato trovato quando Indurain vinceva tutto. Allora gli hanno dato lo stesso nome di Miguel Indurain. È un cranio di Homo heidelbergensis e quella è la sua ricostruzione, quindi un uomo africano, una popolazione africana che ad un certo punto della sua storia migra attraverso Gibilterra in Europa e comincia ad occupare l'Europa. Cambiano le condizioni climatiche, Gibilterra non è più direttamente attaccata al Nord Africa e Malta e la Sicilia anche lì non sono più collegate a un ponte di terra, si stacca tutto quanto. Ed Heidelbergensis si trova diviso in due popolazioni, una africana che va avanti nella sua evoluzione continentale e l'altra in un continente nuovo, più freddo, più ostico, non abitato da ominidi, che è l'Europa. Due popolazioni che rimangono isolate, che non hanno più contatti diretti, divise dal Mediterraneo, ok? E quindi seguono due percorsi evolutivi differenti. L'una sottoposta a condizioni climatiche avverse, fredde, l'altra invece è nordafricana con condizioni piuttosto stabili, seppur con una certa variabilità. Piano piano queste due popolazioni danno origine sul lato europeo a Homo neanderthalensis, quindi da Heidelbergensis compare il Neanderthal, l'unica vera specie europea. Mi spiace per qualcuno che pensa il contrario. E l'altra invece che dà origine a Sapiens, che è la specie originata in Africa, essenzialmente. Successivamente, migrazione di Sapiens in Europa, pochi Neanderthal, elevata consanguineità, trasferimento rapido di malattie, quindi indebolimento della specie, presenza di un ominide più efficiente, alla fine, e più popoloso, e di conseguenza in parte si estingue e in parte viene estinto per lotte anche, ma soprattutto anche per malattie, e in parte viene inglobato, incluso. Tant'è vero che abbiamo residui di DNA neandertaliano anche nel nostro DNA. Quindi significa che c'è stata un incrocio, un accoppiamento, diciamo, tra Neanderthal e Sapiens. Sono stati trovati nel vicino Oriente, Israele,
resti neandertaliani che contengono evidenti contaminazioni di Sapiens, quindi sono stati degli ibridi. Ora, il nostro Paus, che è un po' Sapiens, un po' Neanderthal, è un ibrido oppure è molto più vicino ai Debergensis? Dobbiamo datarlo. Se lo datiamo ed è molto antico, è simile alle Debergensis, ecco perché assomiglia un po' all'uno, un po' all'altro. Se invece è molto recente, allora è un ibrido che ha preso un po' dall'uno e un po' dall'altro. Lo sapremo quando riusciremo a datarlo, per ora non abbiamo ancora questo materiale. Perché non riusciamo a datarlo? Perché il carbonio 14 non è sufficiente, perché è un tempo di dimezzamento troppo breve e questo è vissuto almeno 28.000 anni fa, sicuramente di più. Ma il carbonio 14 non ci arriva a quell'età, vale per periodi più storici, più recenti. E quindi ci abbiamo provato a datarlo, non ci siamo ancora riusciti. L'unico fossile che siamo riusciti a datare fino ad oggi è questo. È un cranio di lupo. Un cranio di lupo in condizioni eccezionali di conservazione, trovato anche questo nel 2017. Questo l'ho trovato io. Trovato io durante l'ultima uscita stagionale con la barca, perché poi l'abbiamo tirata su perché arrivava l'inverno, era fine settembre. Mi ha detto, ma sì, facciamo un girettino lì, non ci siamo ancora stati, e tac, là c'era questo. Ripeto, straordinario. Perché è straordinario? Perché ve lo dicevo prima, è completo, ma ci sono i denti. Se ci sono i denti, racconta il 90% di quello che vogliamo sentire. Abbiamo cominciato a studiarlo, è stato fotografato e si è visto che i caratteri distintivi generali ci permettono di dire sì, è un lupo, non è un cane. Quali sono questi caratteri? Condili occipitali dove si attacca il collo, la cresta occipitale è più lunga rispetto ai condili, vedete che sporge. Nel cane difficilmente supera i condili. I denti hanno dimensioni diverse da quello del cane, sono più consistenti, più grandi. Manca del tutto lo stop frontale. Nei nostri cani di tutte le razze c'è un angolo che fa così tra la fronte e il naso, sempre, più o meno marcato nei molossi, tipo, non so, il mastino piuttosto che il boxer, il muso è schiacciato e l'angolo è quasi retto. Negli alani, anche negli alani, nel cerneco dell'Erma, che è come il mio, piuttosto che l'evriero, è più ottuso questo angolo, quindi meno marcato. Nel lupo non c'è. Nel lupo c'è una linea retta, un arco leggermente marcato, non c'è un angolo. Manca lo stop frontale, si dice. E questo è un carattere distintivo importante. E poi le dimensioni, le larghezze e così via, dopo ve le farò vedere, che sono derivate da tutte queste ricerche ed analisi. Tutte queste qua sono le misurazioni e sono tutte assolutamente compatibili col lupo e meno compatibili con il cane. Poi, per tagliare la testa al toro, anzi al cane, cosa abbiamo fatto? Gli abbiamo fatto una microtac, l'abbiamo portato in ospedale a Roma, l'Università della Sapienza ha una convenzione con un ospedale importante di Roma, Umberto I, credo che sia, e quando di notte non hanno pazienti che devono fare la tac, hanno la possibilità attraverso una convenzione di entrare e fare analisi di reperti paleontologici. E così abbiamo portato il nostro lupo dal po', vabbè, la fesseria però l'hai chiamato così. Abbiamo portato il nostro lupo a Roma col Freccia Rossa e abbiamo consegnato a David Iurino, che è un importante ricercatore che si occupa di mammiferi, e ne ha fatto una microtac. E abbiamo fatto l'attac e voi mi direte, beh, si vede già l'osso, cosa serve fargli l'attac? L'attac serve per guardare dentro, ma qua sappiamo tutto delle parti interne. Invece non è così. Noi vediamo solo la parte esterna dell'osso. Se lo guardiamo internamente possiamo ricostruire la forma esterna perfettamente. Questa è la forma del cervello del nostro lupo, ricostruita in negativo grazie all'attac, confrontato con un cervello attuale, un lupo attuale appunto, e già lì si trova un parametro di confronto e delle considerazioni. E poi lo possiamo mettere a confronto con altri crani di lupo trovati in Europa. Per esempio, in questo caso il primo in alto è una varietà dinarica balcanica, e questo qua invece è quello dei Carpazi. Assomiglia di più il nostro a quell'altro o a questo? Assomiglia un po' di più a questo o all'altro. Dipende da come è orientato, insomma. Se non è stato un po' rialzato, insomma. Sta di fatto che in fase di studio sono stati fatti tutte le ricostruzioni, tutte le analisi, la distribuzione dei genotipi e dei morfotipi in tutto il territorio, è stata fatta l'analisi genetica del DNA prelevato da un dente
E grazie alla TAC abbiamo capito anche perché questo animale è morto. Sulla mandibola, sulla mascella superiore sinistra, aveva questo rigonfiamento, qua vedete, un ascesso enorme formato sopra la radice del canino superiore sinistro che gli ha deformato il cranio e gli impediva di masticare, quindi di cacciare le prede, di nutrirsi adeguatamente. È, che cos'è? È il risultato di una micosi, un'infezione batterica, anzi fungina, che ne ha deformato la mascella e ne ha impedito appunto la normale vitalità e la normale ecologia e la vita in pratica. E quindi può essere stata una concausa di morte. In realtà il nostro lupo è una lupa di circa 2 anni, determinate grazie all'usura dentale e alla saldatura delle suture. E abbiamo visto che è una femmina di un'età in circa di circa due anni, considerate che un lupo vive al massimo 7 anni. Non come i nostri cani che arrivano anche 13, 14, 15, 7 anni al massimo un lupo. E su un dente di questo abbiamo fatto l'analisi genetica e udite, abbiamo il lupo italico, cioè il lupo appenninico, e questo qua non lo è. Non è un lupo appenninico, è un lupo che ha un genotipo simile o pressoché identico al lupo dei Balcani meridionali o della Grecia. Quindi la lupa che abbiamo trovato a Sissa Tre Casali, quindi di fronte a Gussola più o meno, un paese qua vicino, in realtà proveniva dalla penisola ellenica o dal sud dei Balcani, è migrato, è arrivato in Europa e poi qua si è ammalata, oppure i suoi genitori sono migrati e successivamente è nata qui e poi si è ammalata. Fatto sta che è morta in pianura padana ed è stata trovata in un luogo molto vicino al punto dove era effettivamente sepolta. Quando è vissuta? Può essere vissuta col Neanderthal? In questo caso vi dico no, non è vissuta con il Neanderthal, perché questa l'abbiamo datata ed è vissuta in pieno medioevo, nell'anno 1000. Quindi questo fossile non è vissuto col Neanderthal, ma questa specie c'è stata insieme al Neanderthal. I lupi c'erano con il Neanderthal. In questo caso però il lupo è piuttosto recente, abbiamo fatto tutte le analisi che servivano e abbiamo scoperto che si tratta di una migrazione. È uscito l'articolo scientifico che pubblica proprio questa cosa l'altro ieri, e quindi è online su Per J, è una rivista online. La scritta gialla che vedete là sopra, ACTC, quella roba lì, è la sequenza vera di DNA mitocondriale estratto dal nostro lupo. Un piccolo frammento che però ci permette di dire sì, è un lupo e non è un cane. Come si fa a distinguere? Per esempio, se si trova una certa batteria genetica, diciamo, il gene che consente all'animale di digerire l'amido, per esempio, ce l'ha solo il cane, non ce l'ha il lupo. Perché ce l'ha il cane? Perché è stato domesticato e l'uomo gli dava il pane. E pane, 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 e si sono evoluti quelli che avevano gli strumenti per digerire questo pane. Gli altri invece stavano male come i cani. Stavano male come i cani. E quindi abbiamo selezionato dei cani che hanno il gene per digerire l'amido, il lupo non ce l'ha, per esempio, e questo è già un carattere distintivo importante. Ok, concludo dicendovi che cosa ci riserverà il futuro. Nel futuro ci riserverà certamente dei nuovi ritrovamenti fossili. Quest'anno è un anno pessimo, perché il fiume è troppo in magra, non fa una bella piena e quindi non smuove i sedimenti sottostanti e non riusciamo a trovare niente. Sarebbe una bella piena come quella del 2000, una roba da spaccare tutto. Se mi sentono i miei cittadini mi impiccano in piazza, però non fa niente. Stavo scherzando, chiaramente. Stavo scherzando perché considerate che il 70% del mio paese è andato sotto 6 metri d'acqua nel 2000, quindi non lo dico male, di solito San Daniele, lo dico in trasferta questo. Poi cosa ci riserva? Nuove scoperte paleontologiche per la pianura padana, ci aspettiamo di trovare nuove specie. Sicuramente verranno fatte, anzi stiamo facendo altre datazioni radiometriche, quindi sapremo qualcosa di più su quando sono vissuti questi animali. Abbiamo 15 fossili che sono in laboratorio a Lecce, o meglio 15 campioni che sono polverizzati a Lecce per fare la datazione radiometrica e vediamo cosa ci diranno. Riprendiamo la settimana prossima a fare le analisi paleogenetiche con l'Università di Bologna. Tutto questo ci conferisce che cosa? Importante questo, dinamicità espositiva nel museo. Pensate, un museo viene creato ex novo, rimane stabile e identico per 20 anni, alla fine cosa succede? Non ci va più nessuno.
In questi 20 anni però, se riusciamo a inserire qualcosa di nuovo ogni tanto, una mostra temporanea, abbiamo trovato il leopardo, va su tutta la stampa mondiale, si incuriosisce la gente, si fa un'esposizione ad occhi carnivori del Po per esempio, cioè si crea la dinamicità che deriva da che cosa? Dai ritrovamenti del fiume. Tutto sta nel trovare gli attori che gravitano intorno al museo, amministrazione, soprintendenza, curatore, direttore e così via, che comprendono la necessità di questa dinamicità e si mettono in moto immediatamente per fare questi cambiamenti. E verranno create nuove tesi di laurea, verranno fatte nuove tesi di laurea, certamente, con nuovi ritrovamenti, ma anche già materiale che abbiamo, e poi il tutto verrà pubblicato su nuove riviste internazionali. E nel frattempo cosa sta succedendo alla nostra Golena? Se andate in Golena oggi avrete delle sorprese straordinarie. La Golena è uno degli ambienti meno frequentati dall'uomo. Qualche pescatore, qualche cacciatore ogni tanto, ma poca gente che va a fare attività intensive in Golena, tipo la coltivazione o costruire case, abitazioni e così via. Di conseguenza le golene dei fiumi sono dei collettori, corridoi ecologici importantissimi. Collegano le Alpi, ma un po' meno, ma soprattutto gli Appennini alla bassa pianura. Animali in esubero sugli Appennini scendono dai corridoi ecologici e arrivano fino nella bassa pianura, e quindi troviamo un surplus di ungulati, caprioli, aumentati in stragrande quantità, aumentati tantissimo i cinghiali che si ripopolano in maniera esponenziale anche qui da noi. Dato l'aumento consistente delle prede, è logico che scendano anche i predatori al seguito. Predatori che non sono in esubero sugli Appennini, perché non sono in esubero, le prede sì, sono in esubero, le prede scendono a far cosa? A cercare l'acqua anche e a trovare nuovi pascoli, dato che in quelle zone c'è molta competizione. Quindi scendono e con essi arrivano anche i predatori. Arrivano i predatori, il lupo in particolare, al seguito, quindi abbiamo un aumento delle volpi, l'arrivo dei lupi dalla bassa pianura. A Mirandola hanno cominciato a vedere lo sciacallo dorato che sta scendendo dal Friuli e sta cominciando ad occupare anche la nostra Golena. E cosa fanno questi lupi? Mangiano i bambini? No, non mangiano i bambini, a meno che li mandiamo in Golena di notte vestiti col cappuccetto rosso, altrimenti non mangiano i bambini. Vengono in Golena perché? Perché ci sono le prede. Ci sono le prede, ci sono tanti caprioli, ci sono tanti cinghiali. E allora vedete i lupi che scorazzano dietro caprioli e cinghiali tutto il giorno? No, perché i lupi sono degli animali, ma non sono dei pirla, sono furbi. Quindi hanno seguito queste prede, ma hanno trovato che qui con minor dispendio energetico ci si può sfamare anche in tranquillità. Quindi invece di mettersi a ricorrere cinghiali e caprioli, si stanno sbaffando tutte le nutrie. Le nutrie del nostro territorio, la vedete che hanno una zampa in bocca. Questo ormai è un'indagine conclamata, abbiamo visto un numero di carcasse distribuite in Golena che sono resti di nutria, scheletro maciullato da una parte, la pelliccia a 10 o 20 metri, e abbiamo scoperto chi è che se le mangia, perché è stato filmato, là una zampa in bocca, lo vedete, e mangiano nutrie, soprattutto lepri. Adesso ci sono molti conigli selvatici che hanno riempito, stavo per dire appestato dappertutto, ma più o meno è così perché ci sono ovunque, e quindi mangiano soprattutto nutrie e piccoli erbivori, roditori e così via. Non disdegnano però i caprioli malati, i piccoli di cinghiale, i piccoli caprioli, ho già trovato diverse carcasse con i segni dei morsi, le masticazioni, quindi insomma mangiano anche quello che dovrebbero mangiare normalmente sull'Appennino. Qua hanno trovato un banchetto un po' diverso e si sono adattati tranquillamente. Finché mangiano nutrie a volontà, vengano anche i lupi. Se questa parte vi interessa, ho appena pubblicato questo libro che è qui a disposizione, se lo volete costa 10 euro e riporta le caratteristiche di questa specie, della nostra in generale, e soprattutto del lupo appenninico, e soprattutto del lupo appenninico tra Cremona e Parma, quindi nella nostra zona. Ne sono stati individuati dal 2015 ad oggi 7 esemplari, un branco da 5 e 2 isolati. Due isolati sulla sponda sinistra, i 5 li lasciamo ai parmigiani, lasciate mangiare i parmigiani. E 5 sono isolati là in un'area di circa 200 km quadrati più o meno. Considerate che un branco che è composto da una famiglia, maschio e femmina alfa, può arrivare a 3-5 cuccioli, quindi al massimo 7 esemplari.
occupa una home range, cioè un territorio al massimo di 120 km quadrati. Può essere anche poco piccolo. Però immaginiamo questo branco che si trova sotto il ponte di Isola Pescaroli, quindi il ponte Giuseppe Verdi, sono proprio lì, si spostano in un territorio di 120 km quadrati. Quindi quelli, non so se avete visto le notizie, le trovate Ponte Maggiore, le trovate Paonzo, le trovate Castelvetro Tecentino, le trovate Ponte Maggiore. È sempre lo stesso, non è che sono milioni di lupi, sono sempre quei cinque che girano nel loro territorio. Quando un branco occupa un home range, cioè un territorio, nessun altro branco entra in quel territorio, altrimenti si stanno, si uccidono proprio. Sono territoriali. Quando sono in esubero, cioè il branco diventa superiore a 7, allora degli adulti, dei giovani di 2 anni, si staccano e cominciano l'erratismo giovanile, cioè vanno a cercare altri territori non occupati, in cui possono trovare un compagno o una compagna e formare un nuovo nucleo e quindi costituire un nuovo branco. Questa è l'espansione del lupo, per distaccamento dei giovani. Considerati che vivono mediamente al massimo, più che mediamente al massimo, 7 anni, quindi l'aspettativa di vita di un lupo in genere è intorno ai 4 anni, in genere se non si ammala, la rogna la prendono, qualche malattia la prendono anche loro, non sopravvivono e quindi c'è un continuo ricambio. Questo libro è stato pubblicato un mese e mezzo fa, circa, e se provate a leggere nel giro di un paio di mesi sarà già vecchio, nel senso che le caratteristiche della biologia del lupo sono sempre quelle, chiaramente si comporta così, derivano da anni e anni di studio. Le informazioni relative al territorio dove è stato trovato cambiano in continuazione, perché si spostano gli animali, cambia l'ambiente, c'è un'esondazione, cambiano le situazioni, quindi è molto dinamico. È una fotografia di cosa è successo l'anno scorso. Perché sono uscito con questo libro? Perché li seguivo dal 2015 i lupi. E purtroppo l'anno scorso un furbastro, mentre era in giro col trattore al mattino alle 6 sotto il ponte, li ha visti, li ha filmati col cellulare e li ha messi su internet. Questo ha scatenato il panico totale, aiuto, aiuto, lupo, lupo. In realtà c'erano già da 5 anni questi poveri benedetti lupi, e però si è scatenato veramente il panico e quindi mi hanno chiesto di intervenire come sindaco per tranquillizzare un po' le acque, diciamo. E allora sono intervenuto prima sui social e poi sulla stampa e poi in televisione dicendo: ragazzi, sono lupi, li sto seguendo nel 2015, non rompetegli le scatole. Il fatto che adesso li avete visti non significa che sono più pericolosi di prima, semplicemente li avete visti, ma sono più prima. Però non li avete notati nessuno. E quindi a questo punto tutti sanno che ci sono, atti di bracconaggio sono frequenti. Se i lupi mancano e non lo sa nessuno, mancano. Se i lupi ci sono e lo sanno tutti e mancano, bisogna trovare chi li ha eliminati. Quindi adesso la maniera più migliore, diciamo, la maniera migliore per tutelarli è far sapere a tutti che ci sono, che si comportano in un certo modo, che vivono in una certa zona, che non sono pericolosi, che si nutrono di questo, di quello, di quell'altro, e che se vengono lasciati stare non succede nulla. Cosa significa lasciarli stare? Che io non posso più andare in golena perché ci sono i lupi? Assolutamente no. Si può andare tranquillamente in golena come si faceva prima, tanto c'erano già. Quando si entra in una non range, ci sono i lupi nei paraggi, un lupo a 2 km ha già sentito che ci siete e quindi vi evita accuratamente. L'unico problema può sorgere dal fatto che abbiate un cane libero. I cani sono canidi, sono lupi, lupus familiaris, ed entrano da estranei nel territorio di un predatore marcato. Io ho provato con la mia, la porto dentro, arrivo sulle aree di confine dove ci sono gli esperimenti o dove l'urina ha marcato, e così si agita, ringhia, ha paura, non capivo. Poi dopo ho detto, adesso ho capito, ci sono le fatte, hanno mangiato cinghiali o del genere, quindi il cane è agitato perché trova sa di essere in errore, devo uscire, dice, devo uscire, qui è pericoloso. E invece vado dentro e vado a cercarli, questi benedetti lupi, allora mi segue, adesso un po' la paura gli è passata, però se dovesse stanarmi, capitargli di fronte, lui lo uccide in 20 secondi, non c'è, una botta è finita lì. Purtroppo è così questo. Detto questo, non si è ancora parlato di incontri ravvicinati, c'è chi l'ha visti, io, a me è capitato a 300 metri. Ho visto passare, così sono andato in un campo di mais. Le fotografie che avete visto prima sono state fatte, questa è stata fatta da 200 metri di distanza con un teleobiettivo. Questo filmato qua invece l'ha fatto il vigile di Corte Maggiore, provincia di Piacenza, che fa vigilanza faunistica, l'ha fatto con cellulare. Quindi gli è capitato proprio vicino, l'ha ingrandito, un po' sgranato infatti. Dopo ho migliorato la foto io con Photoshop e mi ha permesso di utilizzarla per il libro.
Mi ha fatto il filmato così mentre sta mangiando questa nutria, quindi è un filmato eccezionale, fatto col cellulare, ed è uno dei rari casi in cui sono capitati molto vicino. Altri li hanno seguiti con il drone, disturbandoli in maniera incredibile. Quindi la cosa migliore per tutelarci è tutelarli, cioè lasciarli stare, lasciarli vivere in tranquillità nel loro territorio, le prede le hanno, non attaccano gli animali domestici. Certamente si avvicinano alle case, alle cascine, e l'abbiamo notato questo con le fototrappole, quando il vecchio contadino lascia gli scarti zootecnici sulla la concimaia, la placenta dell'animale che è appena partorito, lo butto là, le crocchette del gatto le caccio, mi sono bagnate, le butto tutte fuori, e un animale, mi è morta la gallina, la butto sulla concimaia, e lupi si avvicinano e mangiano questi scarti, perché sono gratis. Non bisogna faticare a trovarli e sono nutrienti come il materiale che si trovano. Detto questo, non hanno ancora, nella bassa perlomeno, non ci sono ancora state aggressioni da animali domestici. Questo è un dato di fatto. Vedremo come evolve la situazione. Sicuramente non avremo tanti mandetti. Ecco, se non li abbattiamo subito, tanto i cinghiali diventano milioni. In genere, per ogni predatore ci sono 300 prede. Ci diamo una preda, il lupo è un predatore. Quindi, per far sì che ci sia una proliferazione esagerata di lupi, dovremmo avere cinghiali e caprioli da tutte le parti. Quindi il fatto che rimangano bassi, che adesso si abbassi il numero dei lupi, perché man mano se li mangiano, poi verrà anche l'uomo, questo contiene il numero dei predatori. I predatori non si riproducono se non hanno le risorse per far crescere i piccoli. Quindi diciamo che questi vivono in equilibrio, un equilibrio che noi dobbiamo impegnarci a conoscere e accogliere. Io vi ringrazio per l'attenzione. Se volete vedere tutti questi fossili, si trovano al Museo di San Daniele Po, che è in centro del paese. Quel dipinto è stato fatto da Erika il Cane, che è uno street artist molto importante. È un dipinto di circa 60 metri di larghezza per 20 di altezza. Si trova sulla facciata ovest del museo ed è stato fatto l'anno scorso per celebrare il ritorno del lupo. Tutti il lupo noi lo facciamo sul muro, così lo vediamo bene che c'è il lupo. Facciamo bello grosso anche, con la giacca rossa catarifrangente che si vede bene anche scendendo dall'argine, e l'abbiamo fatto l'anno scorso perché abbiamo fatto un Darwin Day interamente dedicato al lupo, e quindi la cosa migliore è fare informazione corretta, informare, fare educazione scientifica. Quando la gente è informata, lo sa come comportarsi. Davide, se qualcuno ha qualche domanda, se avete qualche domanda, qualche curiosità. Materialmente come fate a cercare i fossili? Un po'. Materialmente? Io adesso ci vado con la barca. Andiamo su una spiaggia, cerchiamo la parte di spiaggia dove c'è la ghiaia e poi da lì la percorriamo tutta avanti e indietro finché l'abbiamo osservata tutta quanta. L'ideale è guardare più fotografie o fossili possibili, cioè farsi un'idea mentale di come sono fatti, il colore che hanno, la forma e così via, in modo tale che quando si cammina sulla spiaggia e si osserva, magari anche senza vederlo direttamente, però il cervello percepisce una forma che è già stata osservata e quindi dice: ah, fermati, dà un'occhiata lì. Quindi si scava e si estrae. Andare su una spiaggia e mettersi a scavare per cercare i fossili è fatica sprecata. Camminare, i fossili sono o interamente o parzialmente esposti. Se si vede una parte così, bisogna riconoscere che è un osso e non un legno, quindi cominciare a scavarlo un po' e estrarlo, altrimenti sono proprio appoggiati sulla sabbia, sono proprio esposti, sì. Sempre. Può capitare che ci sia della roba sotto, ma chissà dov'è. Quindi se non c'è una minima parte, a me è capitato 2 anni fa, ero tra l'altro con lei e con altri 2 amici che erano venuti apposta da Reggio Emilia per vedere come si trovano i fossili, e siamo girati su questa spiaggia e c'era fuori una puntina di osso così, 3 cm per 2, e ho detto: ragazzi, questo qua è un osso. E come fa a dire che è un osso e non un legno? Beh, si vede la porosità, si vede che è un osso. Tirando non usciva, quindi ho detto: guarda, è un osso anche grande. Abbiamo cominciato a scavare ed è una vertebra di mammut, grande così. Una in 20 anni, mica che ne trovo tutti i giorni, però mi è capitato una volta. Poi dopo le altre sono cose più comuni, con palchi di cervo, resti di bisonte, e
e poi salta fuori anche delle robe più eclatanti. In 5.000 reperti 16 straordinari, gli altri normali, diciamo, quindi... però bisogna cercarli, insomma. Questori di orari dei giorni di apertura del museo? Il museo è aperto la domenica dalle 14 alle 19, sì, sì. E poi dal martedì al venerdì dalle 8 alle 13. Complimenti, è stato bravissimo. Grazie. Volevo sapere qual era il livello del nostro terreno al momento che vivevano questi animali. Questa è una bellissima domanda. Qui siamo nel Pleistocene, no? Sì. Questo c'è superiore, eolicene, sì. Questa è una bella domanda. Che livello era? Qui adesso siamo 23 metri. Non so dirlo, sul livello del mare non so dirlo, però poco sopra. Sicuramente, allora, nella provincia di Cremona, che è quella che conosco io, se scavano una cava, gli strati che contengono fossili sono ad una profondità dal piano di Golena, di almeno 13 metri di profondità, quindi tanto, a San Daniele. A Cremona, a Spinadesco, dove sono stati trovati quelli più grandi, lì sotto 2-3 metri o 4 ci sono già gli strati fossili, quindi lì era più superficiale. Ma lì a Cremona succede una cosa particolare, gli strati più antichi, i paleosuoli, erano più superficiali e poi lì c'è un meandro che è quasi ridotto a un cerchio adesso, alla base del quale c'è la centrale idroelettrica di Isola Serafini, quindi c'è una diga. A monte c'è la foce dell'Adda e a valle e poi dopo lì inizia il Po. Cosa succede? Quando c'è una piena, l'Adda spinge dentro ad alta velocità, quindi erode molto. E poi quando c'è una piena consistente, per non far andare sotto Piacenza, aprono la diga di Isola Serafini. Quindi aumenta la corrente del Po che si unisce a quella dell'Adda e quindi la parte finale del meandro viene scavata in maniera molto vigorosa. Essendo i terreni più superficiali anche, tutto quel materiale viene eroso e buttato subito lì. Quindi reperti anche grossi di 30-40 kg anche vengono ritrovati in quella zona. Quindi in quell'area diciamo che gli strati sono sotto il piano di Golena di 4-5 metri. Più a valle parlo di 30 km, più a valle, 30 km di fiume, 16 km in linea d'aria. Quindi il fiume è il doppio rispetto alla strada. Lì a 30 km andiamo giù 15 metri. Io se guardo la scarpata del Po quando scendo giù sulla spiaggia, c'è una scarpata di 5 metri, negli strati a contatto con la sabbia c'è ancora della plastica, quindi è roba che abbiamo fatto noi di recente, quella lì. E sono 5 metri di strati che derivano, sono le alluvioni che derivano dagli anni 60, dal 51 ad oggi. Quindi in 50 anni 6 metri di argilla e sabbia e ghiaia, argilla, sabbia e ghiaia, plastica, 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 plastica. Però professore, qui da noi questi reperti non se ne trovano, io ho passato una vita sul Po, a caccia, a pesca, come appassionato, alla ricerca di questi fatti, non ho trovato niente. San Benedetto Po hanno trovato dei reperti notevoli. L'anno che non c'è un reperto. Mi sono stupito, infatti io ho voluto vedere la parte di Polo. Cosa si trova? Io sono di Pomponesco, qui a 6 km a valle. Qui c'è solo sabbia, ghiaie, assolutamente no, sabbia e terra. E in questi ormai in 84 anni di ricerca. Quella è già una spiegazione, il fatto che l'energia non è più sufficiente per trasportare oggetti grossolani. Si vede che qui siamo sfortunati noi, perché... Sfortunati. Non so, noi siamo fortunati che troviamo un po' di fossili, ma ogni tanto andiamo sotto. Quindi non so chi è più sfortunato, non lo so, dipende dai punti di vista. Noi invece, no, noi giù dopo... La zona di San Benedetto Po, rispetto a Viedana, qua com'è? Non so. È più giù. Da là qualcosa è saltato fuori però, qualche reperto lì l'hanno trovato. Poi non è detto che sia soltanto una questione da monte a valle, dipende anche dalla geomorfologia del territorio. Qua il fiume fa un meandro blando, non scava tanto e quindi non si trova niente. Se guardiamo da Cremona a Casalmaggiore ci sono 38 spiagge. 38 spiagge, non tutte portano fossili. Quella che c'è per esempio sotto il ponte di San Daniele, io in 20 anni non ho mai trovato niente, ma neanche in Ossicino, grosso così, niente, non c'è ghiaia. Perché? Perché a monte ci sono 4 km di sponde interamente fatte di sassi quando c'è stata la bacinizzazione e questo non erode, non consente il trasporto. Quindi dipende anche un po' dalla forma del territorio, non solo dalla distanza rispetto a Pavia o Cremona. A Pavia ne trovano molti nella zona di San Colombano all'Ambro.
poi c'è la parte in mezzo, invece zona di Piacenza trovano pochissimo. Poi se arriva lì sull'Adda, invece lì c'è il boom. Invece la parte più a valle da lì fino a San Daniele, Casalmaggiore, poca roba frammentata. Se sono interi sono più recenti, come il lupo. Quelli più antichi sono frantumati, perché vengono da là. L'epoca probabile del luogo di Nember qui da noi? Probabile. Da 200 a 28.000 anni fa. Non lo so, è dal 2009 che aspetto quel numero lì. Non me l'hanno ancora dato. Il materiale abbiamo già mandato a Trieste, poi è andato a Sydney. Adesso ce n'è una parte a Melbourne. Sto aspettando che mi scrivano, mi chiamino e mi dicano: oh, 34.000, dammi un numero. Non lo so, lo gioco all'otto dopo quando me lo danno anche quel numero lì, perché secondo me l'attesa è talmente potente che non lo so. Io spero in realtà che sia vissuto prima o dopo cambia ben poco, nel senso che è un Neanderthal, c'è poco da fare. Mi auguro che sia una femmina, perché se è una femmina è improbabile che si sia avventurata da sola fuori dalle Alpi per arrivare in pianura. È più probabile che sia parte di un clan, di un gruppo, e quindi è plausibile, ci darebbe motivo di supporre che c'erano più individui. Questo potrebbe essere una cosa. E poi se è recente, che è un ibrido, è uno straordinario risultato, è il primo in Italia. Se invece è antica, è simile alle Divergensis, è un risultato straordinario, perché sarebbe il primo in Nord Italia. Quindi, e se invece è una via di mezzo, va bene comunque, perché... Sta di fatto che dal 2009, quando l'abbiamo trovato, il museo si chiamava Naturalistico Paleontologico e conteneva fossili che venivano da tutto il mondo. Era molto bello, una parte mineralogica, un museo di storia naturale, di scienze della terra. Abbiamo trovato il Neanderthal, prima roba che ha detto soprintendenza: no, questo non può stare qui, deve andare a Milano in un museo più specialistico. Cioè, è il museo di storia naturale di Milano. Beh, specialistico, è generalista come questo, anche se è più importante. Anche se ha dei settori chiaramente più. E noi abbiamo detto: noi gradiremmo tenerlo qui, perché su un reperto di questo tipo noi costruiamo la nostra fortuna, essenzialmente. È l'unica strada che abbiamo per trasformare un museo di paese, di provincia, in un museo di livello nazionale, se non internazionale. E sì, però il museo deve essere specialistico. Va bene, era luglio, abbiamo fatto il bando con Regione Lombardia, il comune. Ci ha messo la metà del finanziamento, abbiamo portato a casa 80.000 euro e con questi 80.000 euro abbiamo ribaltato tutto quanto e in novembre abbiamo inaugurato il Museo Paleoantropologico del Po. Logo nuovo, nome nuovo, vetrine nuove, tutto quanto nuovo. Tutto il materiale proveniente dall'estero in laboratorio, in magazzino, usato per la didattica, comunque quindi non sprecato, anche se non è più esposto. Il museo trova un'esposizione con la sezione degli ominidi, quindi l'evoluzione dell'uomo, con tutti i calchi degli ominidi che vengono da tutto il mondo, con degli ominidi che vengono dal Po, quindi dei sapiens che vengono dal fiume, con i manufatti preistorici. Una seconda sezione che è quella della anatomia comparata, con tutte le ossa a confronto. Una terza sezione che è quella del Neanderthal, delle glaciazioni, c'è il pavimento, il tetto azzurro, c'è il cervo gigante, ci sono dei diorami all'interno, delle coppie di fossili, è molto, molto importante. Poi c'è una sala arancione, diciamo, che contiene tutti i carnivori che abbiamo mostrato oggi, 8 fossili soltanto fanno una sezione, con delle ricostruzioni, dei pannelli giganti e tutto il resto, e un laboratorio con 20 microscopi. E quando è venuto sorprendente in novembre a vedere cosa avevano combinato, pensava di aver sbagliato indirizzo, era tutto diverso, però il museo era già riconosciuto dalla Regione Lombardia, quindi era già un magazzino anche per la soprintendenza. Adesso la peculiarità specifica per quel reperto l'avevamo raggiunta, e allora il museo, il fossile è lì. Il fossile rimane. Sono io il primo a dire che se fosse a Milano sarebbe valorizzato di più, è vero. Come se i bronzi di Riace, se fossero a Roma, sarebbero valorizzati 10 volte tanto, è vero. Però se fosse in un museo nazionale, i reperti più importanti probabilmente avrebbero maggior valorizzazione. Quello che succede in Inghilterra, che succede in Germania, che succede negli Stati Uniti, in cui c'è il museo principale, importante, che contiene il reperto notevole, e poi gli altri hanno o le coppie oppure materiale valido ma secondario. Però noi con quel fossile abbiamo ottenuto quasi 250.000 euro di finanziamenti, 2 o 3 progetti.
L'ultimo dei 50.000 euro per fare ricerca, la ricerca di cui vi ho parlato oggi ce l'ha finanziata interamente la Regione Lombardia, con un bando in cui abbiamo chiesto di fare per la prima volta, perché gli impiegati di Regione Lombardia ci hanno detto: cos'è che volete fare? Analisi genetica, datazioni radiometriche, ricostruzioni con le microtac, insomma, tutte cose che si fanno di solito in università e non in un museo di provincia, che però ha ambizioni per uscire dalla provincia. Quello che ci ostacola è il fatto di essere nel piccolo luogo poco collegato. Non c'è il treno, gli autobus ce ne sono pochi, quindi è difficile collegarlo. Questo qua è l'ostacolo principale. Per il resto tutti quelli che vengono dicono: beh, non mi aspettavo in un paese così piccolo un museo di questo livello. Ce n'è di meglio, per carità, però insomma ci siamo andati da fare e va bene. Adesso abbiamo un progetto per un edificio che si trova di fronte al museo, un paraboloide del 1939. Il governo precedente ci ha assegnato 2 milioni di euro di finanziamento per farci un centro servizi e il nuovo museo all'interno. Il governo attuale ci sta ostacolando in un po' di modi per consegnare i documenti, per darci questi benedetti soldi. Stiamo lavorando per il 14 di maggio per consegnare tutto. Se tutto va in porto e ci danno questi soldi qui, il museo verrebbe spostato nel secondo piano di questo edificio a parabola, quindi con un rosone centrale, una roba molto moderna, un open space particolare, un progetto molto avveniristico che speriamo richiami turismo. Perché tutti dicono: sì, però la nostra economia è agroindustriale. Sì, lo diciamo da 120 anni che è agroindustriale, ma quanta gente viene da fuori a vedere l'aceto che produci in centro paese, o il panino, o il salame cremoso? Ma basta, cioè la saga del ciccio lo facciamo una volta all'anno, ma poi chiuso. Cioè cerchiamo di aggiungere qualcosa di nuovo, e questo qualcosa di nuovo l'abbiamo trovato dal fiume, perché abbiamo un patrimonio stimato economicamente, perché bisogna fare una stima economica anche quando si dà l'inventario alla superintendenza, perché quando un pezzo viene portato fuori bisogna fare l'assicurazione, quindi va stimato. Abbiamo un valore economico raccolto in 20 anni che è intorno ai 3 milioni di euro circa. Viene dal fiume, viene. Che poi non li posso vendere, non li posso recuperare questi soldi, è solo un valore tangibile che la gente può comprendere di ciò che è stato raccolto effettivamente nel territorio. E se può procurare un indotto, perché non sfruttarlo? Quindi ci stiamo provando, insomma. Sì. Le popolazioni sono molto molto ridotte, però c'è l'eventualità che ci sia un'interazione con le popolazioni di cani randagi e che ci siano, certo, degli ibridi che magari non rispondono alle stesse regole di branco? Questo è un tema dibattuto, è uno dei temi principali anche del libro. Così, una delle piaghe principali nella conservazione della specie Canis lupus è il randagismo, cioè il fatto di tenere i cani randagi liberi consente al lupo di ibridarsi e quindi alla specie di pian piano di estinguersi, un po' come ha fatto il Neanderthal con i Sapiens, una roba del genere. Il rischio è quello lì. L'idea che l'ibrido è addomesticabile, quindi si avvicina all'uomo, no, è proprio un'invenzione di fantascienza quella lì. È plausibile che vi siano degli ibridi anche tra questi qua che ci sono in pianura, sull'Appennino ne ho trovati diversi. Quando li catturano gli mettono un radiocollare per monitorarli, fanno un'analisi genetica, se è un ibrido lo tengono in un centro faunistico e non lo liberano più, quindi li isolano, proprio. Non li abbattono, è vietato. Però li isolano, non gli consentono più di riprodursi, oppure li sterilizzano. Però si capisce che è un ibrido facendogli un'analisi genetica. La somiglianza è identica, cioè non c'è un lupo che parte e va ad accoppiarsi con un barboncino, un chihuahua, no. Cioè se si accoppiano con dei cani randagi di dimensioni paragonabili, insomma. E per cui ci sono delle differenze un po' nella livrea che lasciano intendere che potrebbe essere un ibrido, magari un po' le dimensioni così, però il comportamento rimane quello del lupo, non si addomesticano, no. Cioè non è che si avvicinano a cercare la crocchetta perché il cane domestico lo fa, no, comportamento identico. Questo, a quello del lupo. Da un punto di vista evoluzionistico potrebbe essere un vantaggio. Al lupo sì. Sì, però il vantaggio è non lasciare del randagismo. Però voglio dire, il lupo di fatto sta lontano dall'uomo,
il cane randagio, infatti, sì. Secondo me è più pericoloso. Assolutamente sì, assolutamente sì, perché la paura che hanno in tanti di dire l'ibrido si avvicina di più all'uomo, è proprio quello che fa il cane randagio. In Sud Italia ci sono alcune zone veramente in difficoltà con il randagismo di cani che formano dei branchi e sono assolutamente incontrollabili. Quelli sì che hanno paura di niente. Lì si attaccano tranquillamente l'uomo, gli animali domestici e così via. Il lupo tendenzialmente ha l'indole di girare dalla larga, dall'uomo assolutamente. È un animale selvatico, più sta lontano, sa che l'uomo è pericoloso. Più ne sta lontano e meglio è, insomma. Così. Possiamo pensare che possano essere i diretti gli amici, perché le nutri si accontarsino. Le nutri non hanno trovato ancora. Non c'è un predatore. Le nutri nel nostro territorio non hanno un predatore. Sono stati osservati di recente dei comportamenti anomali, nel senso che alcuni predatori locali hanno cominciato a mangiarle. In particolare si è visto con il lupo, all'Osi, no, al parco Olio Sud di Calvatone. Con la fototrappola hanno ripreso una volpe che mangia la nutria, che l'ha catturata e la mangia. L'altro ieri ho visto le immagini di un airone che mangia un piccolo di nutria. Un airone? Sì, è un piccolo cintero, una nutria così. Non la nutria grande, un cucciolo. Però è una predazione anche quella. Il fatto che il lupo sia andato e fa una roba del genere, per, ripeto, per un produttore che qui non c'entra nulla, che non è stato importato. Anche il sindaco di Gere Caprioli.